Entriamo nel vivo della recensione di Halloween e cerchiamo anche insieme di ricostruire un po' la faccenda, perché io non penso che questo sia un film che si possa liquidare con un fa schifo, e non penso che sia un film che si possa liquidare anche con è una figata. E questa non è una paraculata, questa io sono contento di quello che ho visto perché mi dà modo di affrontare alcuni discorsi. Vi immaginate se quando toglie la maschera, sotto la maschera c'è Lillo? Sono Lillo. Allora, ragazzi miei, mamma mia che fatica sto film. Non tanto vederlo, e questo è il primo indizio. Vedere questo film non è stato faticoso. Non è stato faticoso. E il motivo è semplice. Ed è un primo, diciamo, un primo punto a favore. Tanto, scusate, ringrazio Hiroshima per aver rinnovato l'abbonamento terzo mese e anche Iliose per aver rinnovato l'abbonamento nono mese, grazie mille. E ringrazio anche sempre i 100 bit, grazie mille Iliose. Primo punto a favore di questo film, che vi piaccia o non vi piaccia, come si sviluppa? Ta-da! Questo film ha una fottuta trama. Ha una storia, cosa che mancava praticamente nel primo film e un po' anche nel secondo, nel senso che non c'è, non accade nulla. C'è una storia, per cui non stiamo parlando del è bella o non è bella, cioè, secondo me la cosa che ha reso la mia visione di questo film non tormentata, non una grandissima rottura di coglioni, c'è una storia. Quindi possiamo mettere da parte un secondo, ah, io sono un cultore di Michael Myers, non doveva far così, non doveva andare così. C'è una storia molto figa, che potrebbe essere un'altra storia di un'altra, che riguarda, che viene raccontata nel prologo. Il prologo racconta di un babysitter maschio, molto interessante questa cosa, che richiama il personaggio della babysitter di Laurie Strode, quindi lui è Laurie Strode in un certo senso, e quindi poi, allora, da qua in poi è spoiler, perché sennò non ne usciamo più. Lui è il male, quindi forse anche Laurie è il male, quindi forse tutti siamo il male. Un applauso. Quindi, molto carina questa cosa. C'è il prologo figo perché è veramente cattivo, ma anche un po' trash, un po' anni 80. Succede una cosa brutta. Ammazza il bambino e succede tutto questo. Grazie. Troppo buoni. Questo è un punto a favore. Molto bello il personaggio Ciao Dani, buona serata. Ma non preoccupatevi, perché Dani non l'ha apprezzato. Non preoccupatevi perché arrivano le mazzate anche. Arrivano purtroppo le mazzate. Molto bello il personaggio di lui, molto bravo l'attore, mi piace, spero di vederlo in altri ruoli. Mi è piaciuto il personaggio, anche se trovo un po' troppo grottesca, troppo cliché, la madre di lui che lo reprime sessualmente, diciamo, alla lontana lo reprime sessualmente e reprime sessualmente chiunque entra in contatto visivo con lei. E questo è un po' troppo, però comunque è bello il personaggio, il fatto che sia un relitto della società perché ha combinato qualcosa, eccetera. Eccetera. Poi c'è un altro aspetto interessante di questo film che sembra quasi strizzare l'occhio ad Halloween 3, non per le zucche, non per le maschere, non per queste citazioni che poi mi sembra di ricordare che me l'avevate detto anche in chat, ci sono anche negli altri Halloween,
l'eccitazione ad Halloween 3. Sapete, Halloween 3 è il film dove non c'è Michael Myers. Per me la strizzata d'occhio ad Halloween 3 sta nel fatto che Halloween 3 doveva Halloween 3 rappresenta l'idea originaria, cioè di non voler fare un film su un villain, ma fare una serie di film su Halloween ogni anno con personaggi diversi. Il fatto che questo personaggio, questo ragazzo, questo babysitter mancato, diciamo che il babysitter proprio non fa per lui come mestiere, il fatto che lui diventi protagonista della pellicola e incarni il ruolo di Michael Myers un po' fa strizzare l'occhio a quel lato lì, cioè al fatto che Michael Myers può diventare una sorta di epidemia, di pandemia, di malattia della società, malattia dell'uomo, della psiche, che si può passare e creare appunto tante storie. Quindi da Myers possono nascere altri Myers o altre storie. E questo richiama un po' il concetto dell'Halloween che crea storie dell'orrore. Halloween che diventa generatore di storie horror. Quindi in queste cose, questi giochi mi sono piaciuti. Chiaramente sono assolutamente blasfemi per chi ha una visione ottusa e rigida di Michael Myers, cioè chi vuole che tutto sia sempre uguale e sempre la solita solfa, cioè il solito Michael Myers ritorna. Ma io voglio dire questa cosa: è vero, da un punto di vista della linearità della trama, Myers è il personaggio fulcro, è il fulcro del male, il fulcro del rapporto, del binomio tra Laurie e lui. Però io chiedo agli amanti della storyline dura e pura, cioè sempre lui, sempre lui, sempre lui, ma che cazzo gli volete far fasto? Cosa gli volete far fare a questo personaggio? Cosa può succedere in un film che possa rendere Halloween Ends o Halloween Kills o Halloween 20.000 divertente o interessante, se non appunto cambiare le carte in tavola e raccontarti un'altra storia, che è un'altra storia dell'orrore? E addirittura mi viene da dire che se la storia fosse stata ancora più incentrata sul ragazzo, e quindi che non fosse in realtà perché poi, come sapete, se l'avete visto, alla fine lui muore e la storia praticamente si sposta su Myers e ritorna a parlare della fine di Myers. E questo è un grave errore, secondo me, a livello di trama. Perché il film è bello proprio perché dice, ok, parentesi, Myers rappresenta questo, Myers trasforma le persone in questo, Myers... Forse non è lui che le trasforma, forse lui è l'essenza del male delle persone. È semplicemente la rappresentazione. O forse lui è semplicemente vittima di un morbo che si passa. Forse non era neanche malvagio. Perché voi vi ricordate, lui era un semplice ragazzino che apre la porta della sorella nuda e la ammazza. Quindi forse gli passa il male, lo contagia. Quindi questa cosa è molto bella. La cosa, secondo me, che non funziona molto bene è proprio il fatto che poi a un certo punto questa cosa non accade, ma sa da finire la saga. C'è da finire la saga qua, no? C'è da dargli una fine. Quindi a un certo punto lui muore, boom, si passa a Myers, scontro finale, e bisogna farlo morire. E questa cosa, secondo me, non c'entra un cazzo con quest'idea qua. Questa idea è bella nel momento in cui tu decidi di fare N.000 film su Myers. Questo andava fatto al film numero uno, secondo me. Questa cosa andava fatta al film numero uno. Cioè Myers diventa il cappello di una serie di film in cui
il morbo di Myers, la malattia, la maledizione, il contagio, creano degli altri Myers, creano delle altre situazioni orrorifiche che appunto si manifestano durante Halloween. Quindi da questo punto di vista ci sono ottime idee, ottimi spunti, eccetera. Però non mi è piaciuto appunto che poi si tornasse a fare quello che era il compitino. Cioè il compitino è, abbiamo detto che facevamo la trilogia, abbiamo detto che l'avremmo finita, avremmo detto che dopo 44 anni Michael Myers sarebbe morto e quindi lo ammazziamo. Lo ammazziamo veramente però, quindi gli tagliamo la gola, gli tagliamo le vene. Gli spezziamo un braccio dopo che aveva comunque già la faccia bruciata. Tra l'altro, io per l'occasione c'ho anche qua, visto che si vede poco e niente, c'ho anche qua il make-up di Myers bruciato. Accetto tutto. Myers bruciato. C'è un post, se lo volete vedere meglio, sull'account CNELSONFX. C'è il Myers, che è un Myers anziano comunque, mezza faccia bruciata. Insomma, questo, scusate, ho sbagliato. Questo è lui che adesso poi vi rispondo, finisco un attimo. Secondo me la cosa che non funziona. Ciao fantasma, mi fate per favore un so al fantasmino. La cosa che non funziona è proprio questo. Hai creato una cosa che può essere una buona idea. Vai, finiscila. Vai avanti. Cioè, chiudere. Cioè, non è. Questo non è il momento di fare quel compitino che ti eri detto all'inizio. Quindi c'è un po' di pasticcio in questa trilogia, no? Secondo me son tutte balle che questa trilogia, queste cose vengono decise prima, vengono fatte prima, ma manco per il cazzo. Questi vedono come vanno le cose e poi cambiano. Ci stava di brutto invece creare questa cosa qua, cioè Myers come appunto cappello. Per rispondere un po' anche alla vostra chat, no? Adesso io non ho letto prima, però Antima mi dice: io rimango ottusamente attaccato all'icona. Però ti sei già risposto, no? Tu sei ottuso perché rimane attaccato all'icona. Quindi non è quello di cui parliamo qua. Cioè, questo non è un canale che parla di fedeltà ottusa a un. Scusa, non eri tu, era Alka, perdonami. Alka, scusami, Antima, ti chiedo perdono. Avete il colore quasi uguale e mi sono confuso. Il colore del nick. Cioè, qua si parla di cinema. Quindi la storia di questo Halloween, a me, per me è l'Halloween con la storia migliore, anche se è fatta male comunque, perché vi ho detto. Comunque a livello di trama principale il finale non ci azzecca un cazzo. Voi immaginatevela fatta e finita come era l'idea appunto di spostare la cosa sul ragazzo. Poi ci sono tutta una serie di problemi perché adesso sembra che ne sto parlando bene, ma la verità è che io a questo film non do la sufficienza. E sia chiaro, non voglio usare termini come sufficienza, ma è l'unico modo che ho. Per essere chiaro, perché se non dico così, poi la gente pensa che io l'ho promosso. Io a questo film non gli faccio raggiungere la sufficienza per come è realizzato. Per come è realizzato da un punto di vista cinematografico e tecnico. Ma manco per il cazzo ci arriva. Perché è un pasticcio. È un pasticcio. È goffo. Comunque. Quello che volevo dire prima sul discorso dell'icona è che io capisco benissimo l'affezione all'icona, ma non è quello che si fa qua. Qua si parla di cinema e di quanto una storia è figa, quanto una storia è raccontata nel modo giusto, in un modo piacevole, eccetera. Quindi non è questo non è il canale che protegge le icone dell'horror, questo è il canale che parla di cinema. Quindi se io prendo Freddy Krueger, lo stravolgo, lo vesto di rosa, gli metto i fiorellini al posto dei
delle lame, ma racconta una storia che è divertente. Ok, ho fatto una blasfemia, ho fatto tutto quello che vuoi, ma se vogliamo parlare di cinema e di storie, se funziona, funziona. Questo è il punto per me, il punto per me è il punto di questo canale. A me proprio non interessa l'icona Michael Myers, non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente, non è mio fratello, non è niente. Io quando sarò sepolto sottoterra, che cazzo me ne fregherà a me di Michael Myers? Non è importante, ragazzi, non è importante. Quello che è importante è il cinema, cosa ha fatto Carpenter in Halloween. Non è importante quella cazzo di maschera. Non è importante quel personaggio, è l'insieme, è il film che è importante. Poi se uno vuole fare il fan è un altro discorso, cioè non fa per me. Io preferisco, se devo fare il fan ottuso, ok, lo faccio con l'Inter, mi guardo l'Inter e penso l'Inter non ruba mai e gli altri sì, ma è ovvio che o comunque non sbaglia mai, non è mai dalla parte del torto perché sono interista. Certo, questo è essere fan, tifoso ottuso, no? Se invece uno vuole fare altro, guarda la giocata, guarda la partita, guarda l'operazione tecnica, cioè, secondo me qua c'è un'operazione intelligente a livello di storia, molto intelligente, ma realizzata male, perché appunto viene inserita questa morte finale che non sa di un cazzo, cioè se Myers è un morbo non serve tanto ucciderlo. In teoria, se questa cosa qua funziona, è vera, domani potrebbero fare Halloween quarto capitolo, perché comunque il morbo si passa, no? Il morbo si passa, il morbo c'è, quindi si potrebbe fare. Tra l'altro ho letto che hanno scritto... il film sembra rappresentare una chiusura, tuttavia il produttore Jason Blum sostiene che il film, nonostante potrebbe chiudere, in realtà chiuderà la trilogia prodotta da loro, quindi dalla Blumhouse Production, e che i diritti torneranno in seguito a Malek Akkad, aggiungendo che altri casi di produzione potrebbero essere interessati in futuro a creare una loro storia del franchise. Quindi non pensate veramente, no, voi veramente pensate che questo sia l'ultimo film su Michael Myers? Avete visto quanto stanno scavando per prendere i diritti? Adesso cos'è che serie sta uscendo? Stanno facendo? Ah sì, stanno per fare la serie di Jason che si chiama Crystal Lake. Quindi stanno scavando per fare serie, TV, film, remake. Ma pensate veramente che Michael Myers, che Halloween finisca qua? Ma manco per il cazzo. Faranno di tutto e di più e continueranno a farlo. Quindi ormai preservare un non so che di filologico è impossibile. Perdonami Anti, ma mi sono perso 3000 commenti. Finisco, poi dopo guardo un po'. Finisco a parlare un po' del film tecnicamente. Io trovo che anche il prologo è anche girato piuttosto bene, no? Questo prologo tipico alla Halloween, no? C'è un rumore... Vai a vedere, il bambino è sparito, invece no, il bambino è un figlio di puttana. Un po' se l'è anche meritato, insomma, di volare giù dalle scale, perché non si scherza su queste cose. E... ci sono tante parti che sono girate bene, ma in realtà la cosa che mi ha disturbato parecchio è il montaggio. Io ho trovato una... montaggio e regia, perché comunque il mettere insieme in sequenza delle scene... che non c'entrano a che fare con la regia, non con il montaggio inteso come appunto lo stacco o la lunghezza di una scena. Io parlo proprio di scene messe in modo molto goffo e in questo forse anche la sceneggiatura è anche molto goffa, è un po' assurda, no? Perché c'è questa Lori che prende, piglia il ragazzino, lo porta alla figlia, dopo che si è fatto male, loro si innamorano in un secondo. Cioè, lei è cioè non c'è neanche la motivo per cui lei... non viene neanche mostrato il momento in cui lei è attratta. Il momento in cui lei, diciamo, si rende conto che gli piace. Capita nei film di vedere questa scena. Invece
Lì proprio è tutto una sequenza di robe messe proprio in modo confuso, quindi è anche tirata per i capelli tutta questa creazione della situazione, però alla fine è anche una situazione molto, ma anche solo il fatto che lei lo porta alla festa di Halloween, alla festa di Halloween c'è la madre del bambino che ha ucciso, è tutto veramente tutta una roba che veramente, beh, è proprio scritta col culo in mano, ecco. Per quello che dico, che la storia è anche, l'idea è anche bella, ma è scritta un po' alla cazzo di cane. E anche, purtroppo io non l'ho visto in inglese, quindi non so dirvi bene, però io ho notato delle cose strane. Ho notato delle cose strane perché ci sono delle traduzioni sicuramente sbagliate. E per me ha lo stesso difetto dell'altro film, è scritto male. È scritto male. Ma questo ha un'idea di storia più bella, un'idea di storia più interessante, più intelligente, più appassionante. Quindi il film te lo guardi. Non mi sono piaciuti gli inserti fatti a mo' di videoclip del vecchio film, del film di Carpenter, buttati così, come per dire, ricordatevi che di mezzo c'è anche il vecchio film, che noi siamo il franchise ufficiale. Si rifà il primo film, non mi sono piaciuti. Non, proprio li ho trovati di una pigrizia registica. Cioè, prendere e fare bam 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 i flash delle scene famose, iconiche di Halloween 1 da buttare dentro nei momenti clou è proprio pigrizia registica. Cioè, proprio la non voglia di dire adesso io faccio una cosa epica che un po' cita, un po' crea qualcosa di nuovo, che impara dal maestro, che impara da Carpenter come si fa sta. Questo film è un film che non impara da Carpenter, che lo prende, fa la fotocopia della scena e la mette lì. E quando non ha voglia di fare la fotocopia della scena, ci butta dentro, bam bam, proprio le scene vere del film di Carpenter. È veramente una roba di una pigrizia mostruosa, mentale ovviamente, non che il film non sia stato difficile da girare, per carità di Dio, non vorrei mai dire una cosa del genere. Allora, mi fermo un attimo e mi è piaciuta anche parecchio, parecchio, parecchio mi è piaciuta nel contesto proprio della storia, la storia della maschera, da questa mascherina un po' da clown, un po' da innocente, che diventa la sua maschera di Michael Myers, no? L'ho trovata molto, molto simpatica, molto anni 80 come cosa. Se nel 2018 non avessero incassato l'ira di Dio, i due sequel non si sarebbero mai visti, concordo. Per cui appunto loro poi alla fine vogliono dare l'impressione, 40 minuti, vogliono dare l'impressione che tutto sia un grande progetto in realtà, manco per il che si vede che è un pasticcio sta saga. Però che i franchise di Halloween siano un pasticcio, direi che per chi ama le tradizioni va bene, no? È un film di occasioni mancate, idee buttate lì dentro ma sfruttate male. Idee, esatto, io sono d'accordo, è quello che ho detto finora, ci sono delle belle idee, ma poi appunto, ma allora sfruttale, ma allora non chiamarlo Hans. Però loro lo devono annunciare perché l'hanno annunciato, ma che cazzo annunci? Finalmente hai trovato una chiave per andare avanti all'infinito a fare film. E lui e Myers te lo tieni bello vecchietto da qualche parte che ricompare. Comunque non mi è dispiaciuto vedere Myers anche vecchio e stanco, cioè vederlo che fatica a tener testa alla gente, però mi sembra un po' ridicolo che Laurie Strode, che ha la comunque è vecchia, non è che tiene testa a lui, mi sembra un po' troppo esagerata sta roba. Va bene tutto, ma nei limiti, cioè usa dei trucchi per far vedere che lei gli tiene testa, magari lei usa più l'astuzia e la velocità, perché può essere un po' più agile di lui, ma è comunque una vecchia, non è che mi puoi far vedere che lo tiene, lo spinge contro un muro, dai, di che cazzo stiamo parlando? Non esageriamo, io sono comunque per giustificare certe robe, però
Pensare che la maschera usata nel primo film venne creata prendendo la maschera di un personaggio di Star Trek. E dice, vabbè, questo è, lo sanno tutti. Per me, è, appunto, l'idea del film c'è. Chiaramente rende infelici tutti i fan di... Voglio sempre la stessa cosa, voglio sempre Michael Myers, fa sempre la stessa cosa, li rende infelici. Però l'idea c'è, non si può dire che non ci sia la storia. Il film secondo me non è girato bene e lo critico molto per come è girato, per come è scritto. Laurie Strode che fa il terzo dito. Su questo sono d'accordo anche con una roba che ho sentito, penso da Strega, un pezzettino ho sentito dove diceva ma che bifolca, che caffona è diventata, ma l'avevo già detto io in Kills. Ma non è proprio il suo, non è il personaggio di Laurie Strode, quel personaggio lì. Una cafonazza, non so chi se l'è reimmaginata in quel modo, ma è super volgare, non ne parlo malissimo. Per me è un film che ha una sua dignità, eh. È un film assolutamente che merita di esistere, merita di essere visto, di andare al cinema, per carità. Molto più dei due precedenti, quindi da un certo punto di vista è un film che io approvo. Dall'altro subisce una forte critica da parte mia, perché non esiste, ma forse qua ce la raccontano anche un po' su quanto ci spendono per i film, non esiste che una produzione del genere faccia dei film così raffazzonati. Sono raffazzonati per me, non è sofisticato. Non c'è cura, non c'è attenzione. Non ho notato niente di... Ma anche nella colonna sonora, che è di Carpenter, voi avete notato qualcosa di... Che via proprio... Cioè, non c'è cura. Non c'è cura dei dettagli, non c'è cura delle scene. È un film alla Blumhouse, proprio. Questo è il problema. Anzi, probabilmente la causa è Blumhouse. Consiglio di non fare più film con Blumhouse, perché Blumhouse fa dei bei film fino a un certo punto, fa un buon cinema horror fino a un certo punto, cioè è un tanto al chilo, poi non è A24, cioè voi immaginatevi Halloween fatto con A24, cioè lascia una scappatoia aperta, ma considera che, come ho detto prima, Blumhouse non ha più i diritti. Adesso i diritti tornano. I diritti erano per fare questi tre film. I diritti tornano al proprietario. Quindi magari farà qualcun altro qualcosa. Lo stesso Green mi pare girare l'esorcista, basta, allora potete tranquillamente decidere che l'esorcista non sarà un bel film. Perché è un regista che non ci mette... Cioè, è capace di girare, di fare delle cose anche fighe, però io non vedo cura, attenzione nei dettagli. E un film come l'esorcista ha bisogno di una storia come l'esorcista, non un film, una storia, perché non è... qua non stiamo parlando di rifare un film, stiamo parlando di riraccontare una storia in forma filmica. Quindi questa storia, l'esorcista, ha bisogno di una cura dei dettagli più alta di quella che troviamo in Halloween Ends. Tra un anno o due ci farà la serie, sicuro, sono d'accordo con te, Phantasm. Che partirà dagli anni 70, certo, così poi ci hanno tutto il tempo per arrivare fino a chissà quando. Non ne posso più di vedere Laurie Strode. Il fascino del bad boy, dici lui, che poi in realtà lui è... Se dici il protagonista di questo Halloween Ends, beh, non è proprio cattivo lui. Lo diventa dopo. Io guardo. Non ho capito la gente. E pensare che la maschera che venne creata per il... Ah, ma l'avevi già scritto questo? Senti, ma c'ha dei problemi peggiori dei miei a ricordare le cose. Vabbè, quel momento però... Quel momento speculare, non mi ricordo cosa stavi parlando.
Guarda, sono felicissimo di essere stato col politica corretto. Vai tranquillo, ma non ci sono. Secondo me, un buon atteggiamento con questa cosa del politica corretto è far finta che non ci sia. Cioè, non bisogna vedere il marcio sempre nelle cose, perché sennò rischiamo noi di essere un po' esclusivi. Cioè, tu vedi una cosa che dovrebbe essere normale e ci metti il. Allora vuol dire che sei tu esclusivo, cioè che tu non vuoi che questo accada. Se per te invece, se tu lo ignori, cioè, allora non ci vedi niente di male. Quindi io eviterei di cercare il politically correct in ogni cosa. Mi ero dimenticato di iscrivermi. Per quello dico antimale, cioè, io sono rincoglionito, però appunto, benvenuto nel canale. Perché io sono. Cioè, se arrivano altri rincoglioniti, detto ovviamente con simpatia, sono contento, almeno non faccio solo io la figura. Range da meno 2 a più 2, esito più 1, la tua risposta a meno 1. Non ho capito. Per me c'è qualcosa che stona. Sarò ottuso, ma per me la fase e il male puro ha un suo peso. Deve averlo. Vederlo spintonato da un ragazzetto che si trasmette. Aspetta un attimo, perché qua. Già il cazzo. Scusate, non so perché. Arrivo. Allora, ci rifletto un attimo. E il male puro ha un suo perché. Perché ti sembra che questa cosa non sia stata rispettata? E il male puro non vuol dire che non può morire, che non può essere spinto, no? È il male puro. Non è. Non significa niente, non vuole rimanere acceso. Vediamo se. Questa è l'unica luce che ho, però non è male. E il male puro non significa è invincibile. O non è spintonabile. Quindi non lo so cosa ti aspetti da è il male puro. Se poi tu ci dipingi sopra, io posso essere esile come il giallo bastardo di Sin City ed essere il male puro, essere più cattivo del mondo. Non ho capito, quando tu l'hai visto spinto dal ragazzino, che poi non è un ragazzino, è un uomo, è un uomo adulto, era un ragazzino quando faceva il babysitter, è un uomo giovane tra l'altro, quindi forte. Michael Myers invece ha quanti anni può avere? Facciamo fare il compitino a Vitto, che riesce a essere sicuramente più preciso. Quanti anni ha Michael Myers in questo film? Ne ha tanti ragazzi, almeno sopra i 60. Quindi che venga sopraffatto, nonostante lui sia forte, sia cattivo, ok. Poi bisogna dimenticarsi tutta la storyline di mezzo, perché questo film si ricollega al primo film. 65, ha 65 anni. Per cui quello che è stato detto, quello che è stato fatto negli altri Halloween non c'entra. E comunque, appunto, ribadisco, è Myers, è già stato spinto, è già caduto, è già. Insomma, cioè, l'invincibilità totale anche no, nel senso nei film non. Aspetto. Freddy Krueger. E altri vengono spinti, cadono, vengono trattenuti, succede, se no non c'è storia. Per me ci può stare benissimo. Io l'ho visto più vecchio e questo mi è piaciuto. Ho visto una caratteristica che è stata messa in atto. Più vecchio, infatti anche da Lori subiva, però da Lori non me lo aspetto così tanto, perché Lori è vecchia pure lei. Quindi lì sì che ti dico non mi va bene, non esageriamo, ecco, un po' sì, ma non esageriamo. Perché il ragazzo è un ragazzo, è un uomo, non è un ragazzino, è un uomo. Che possa tenergli testa, perché no? Alla fine lui ha 65 anni, di cui gli ultimi passati dentro un buco. Gio, ma parlando di Lori, no, che non ti piace fare come faccio io quando dico che rimango attaccato a un'icona, lascia che. No, assolutamente no. Assolutamente no. Se dico, non ho detto che non mi piace
lei così. Non mi piace che tu abbia stravolto un personaggio. Vatti a vedere Halloween. Laurie Strode non è quella roba lì. Ho capito che lì c'ha 18 anni e negli altri film è vecchia. Ma com'è diventata da una ragazzina a modo una vecchia cafona che prenderesti a schiaffi appena la vedi? Cioè, ma non ho proprio detto questo. Stai attento a quello che dico, perché Lori non è un'icona. Lori non è un'icona. Lori è un personaggio. Se tu lo stravolgi, a me può anche dispiacere il fatto che non mi spieghi perché. Perché diventa così? Il fatto che lei si sia allenata per aspettare Michael Myers non vuol dire che diventi una cafona. Vuol dire diventi più rigida, più cattiva, più non dolce come potevi essere quando eri una ragazzina. Ma va bene, quello l'hai spiegato. È come in Terminator, no? Sarah Connor diventa, a furia di mettersi con comandanti di guerra in zone di guerra per imparare a combattere, e criminali e cos'è che faceva? Si metteva con criminali, gente che aveva a che fare con armi e cose, per diventare più dura e più cattiva. Ok, è spiegato, è spiegato. Ora, perché Laurie Strode fa il terzo dito, dice parolacce? Fa cagare, è un personaggio proprio che è esagerato in quel senso. Allora, perché è così tanto volgare? Spiegamelo. Se non me lo spieghi, allora io ti dico, guarda, no, non mi va bene. Non mi va bene. E non è un'icona, eh? È un stravolgere un personaggio senza che ci sia una spiegazione. Vabbè, ci sarà, è nascosta. Non l'hanno voluta raccontare, io non so perché, ma non mi sembra interessante nella storia. Anzi, mi fa schifo nella storia, perché... Però questo è un mio gusto personale, quindi assolutamente potete tranquillamente non registrarlo, perché comunque io penso che... non ti viene voglia di parteggiare per lei, e invece... Io penso che il senso del film sia sempre stato quello. Cioè, lei si deve salvare. Lei si deve salvare. Cioè, poi se voi dite no, ma io sono orrofilo al 100%, io voglio che la apra in due e si faccia una cravatta con l'intestino. Ho capito, però non è quello il senso. Io, vista così, le avrei tirato una coltellata io in faccia, cioè proprio senza problemi. Il personaggio di Lori per me è molto più aderente all'originale rispetto ai due precedenti. È sempre una cafonazza. Poi, se parli di comportamenti, io non parlo di comportamenti, cioè di scelte che fa, parlo proprio del modo, del linguaggio. È un linguaggio che non gli si addice. Questo film, Halloween Ends, è un film che ha una base per un buon film. E questo è già tantissimo. Qua c'è una storia, ragazzi. Un film che ha una storia è un film che ha una dignità di esistere. Un film senza storia non è un insulto al cinema, è proprio un non film. E quindi, da un certo punto di vista, non va schifato quanto andrebbero schifati gli altri. Per me è un film pigro. Un film furbo, un film pigro, un film un tanto al chilo. Un film che va a prendere i frame così. Allora preferisco chi era Mattei che fa il furto dei pezzi di film degli altri, però quello lo ritengo quasi arte, perché è l'arte del fan footage, del rubacchiare pezzi di film agli altri. Lo trovo una cosa molto più intrigante che andare a prendere i pezzi del vecchio Halloween e buttarceli dentro per fare il figo.